Allora, innanzitutto benvenuto in Calabria per l'ennesima volta, insomma, lei ormai è un innamorato della Calabria, è il ministro Massimo Brai, insomma una persona che ha voluto bene dall'inizio del suo mandato alla Calabria. Dobbiamo dire grazie a lei per l'apertura di tanti musei in Calabria, principalmente ricordiamo il Museo dei Bronzi a Reggio Calabria. Allora oggi qui a Soveria Manelli in casa di Mario Caligiuri. Una persona che ha fatto tanto per la cultura, sta facendo tanto per la cultura in questi appuntamenti d'estate, università, lo spirito dei luoghi. Ah, anch'io sono, devo dire, molto contento di essere arrivato a Soveria. Sono contento di aver ritrovato una personalità come Mario Caligiuri, che ho conosciuto appunto nell'esperienza di ministro, che con passione, davvero con disinteresse e anche, come dire, nessuno di noi due, credo, si sia mai posto il problema di appartenenze politiche. Avevamo in comune lo scopo di cercare di far bene e dare un contributo appunto a quello che è il grande patrimonio dei beni culturali in Calabria. Essere qui per partecipare a questa iniziativa che mette al centro una parola importante come l'università, cioè il luogo in cui formiamo le nuove generazioni, quelle che un domani saranno le classi dirigenti, è sicuramente un'intuizione importante che il Comune di Soveria ha avuto, che Mario Caligiuri segue in prima persona. Quest'anno il tema appunto si intitola Lo spirito dei luoghi. È un tema che credo voglia proprio sottolineare come una delle caratteristiche imprescindibili, caratterizzanti del nostro paese, è la bellezza di tutti i luoghi del nostro paese. Ogni luogo conserva uno spirito, conserva una storia. E forse il nostro compito dovrebbe essere quello di non perdere questa memoria. Però l'amore per la cultura che lei ha, io ho avuto il piacere già di incontrarlo un'altra volta, l'amore in particolare, nel momento in cui è stato, diciamo, eletto ministro, è stata la Calabria. Perché la Calabria? Così vicino alla Calabria, anche se lei poi è un pugliese, ha fatto tanto per tutta l'Italia, però la Calabria in un modo particolare, un occhio in particolare, con l'apertura appunto dei musei. Insomma, io amo moltissimo il nostro paese. Questi giorni mi capita di essere a Torino per altre situazioni e veramente, come dire, scopro momento dopo momento una grandissima città, una grandissima storia. La Calabria è una parte del mio mezzogiorno, è una parte delle sfide che ognuno di noi vorrebbe porsi. La scoperta appunto di realtà così ricche di cultura, di storia, di cittadini che hanno una grande sensibilità, con cui ti fermi una notte quando cercavamo di rimettere in piedi i bronzi e si fermano a dialogare e capisci che hanno proprio nella loro storia, nel DNA, la cultura. Ecco, questo forse è quello che mi ha colpito moltissimo in Calabria. Quest'estate sono stato a Diamante, un'altra parte della Calabria, a un festival di cultura, e anche lì passeggiando scopri che molti anni fa, 40 anni fa, si era capito il valore della street art. Vedi questi murales che si alternano ai luoghi storici di un'altra città con un centro storico straordinario. Ecco, la Calabria ti sa sorprendere continuamente, e forse questa è una cosa che amo moltissimo. Ministro, la cultura, chiedo scusa, la Calabria è una terra martoriata dai fatti di cronaca, lo sappiamo, si vive purtroppo tutti i giorni, 'ndrangheta delle volte la fa da padrona, diciamo, no? Tra virgolette. La cultura può sconfiggere 'ndrangheta? La cultura sicuramente può sconfiggere tutte le forme di illegalità, soprattutto se è una cultura, come dire, che rivolgiamo in maniera, anche con la capacità di saper divulgare, cosa che a volte non riusciamo a fare, alle nuove generazioni. Sicuramente se anche ci poniamo su un piano di riuscire ad avvicinare la cultura, di far conoscere questo patrimonio. E per questo dobbiamo lavorare molto, dobbiamo credere nell'innovazione, dobbiamo investire da parte di chi ha le responsabilità politiche. L'impressione che ho avuto personalmente è che la Calabria ha una grande voglia di cambiare, ha una grande voglia di dire appunto no al, come
come dire, alla presenza dell'ndrangheta, ha voglia di costruire un futuro per i propri figli, e questo futuro sicuramente è un futuro che deve fare attenzione e dare opportunità di lavoro, fare in modo che questi ragazzi non vadano via dalla Calabria. La cultura è un grande collante delle comunità e quindi può aiutare in questo sforzo. In questo momento, noi dopo parleremo di Soveria, logicamente. In questo momento la Calabria, diciamo, è la regione che riceve insieme alla Sicilia più emigrazione. Questa emigrazione è la cultura. Anche loro possono trasmetterci molta cultura, questi emigrati che arrivano tutti i giorni per le guerre che vivono Ma loro. come dice Papa Francesco, la cultura del dialogo è qualcosa che appartiene al nostro paese, appartiene alla nostra storia che si intreccia da sempre col cattolicesimo. E dobbiamo saper dialogare, dobbiamo anche essere, come dire, abbastanza fermi nel chiedere rispetto alle regole, perché capisco che altrimenti diventa tutto più difficile. Però di fondo credo che ogni volta che le culture si siano incontrate, si siano confrontate, ci si è tutti arricchiti. Ministro, oggi a Soveria, questo incontro con, diciamo, con Mario Caligiuri, un personaggio conosciuto, parliamoci chiaro, a livello regionale, non solo, una persona che ha fatto tanto cultura in Calabria, continua a fare cultura al di là del colore politico, della politica, uno che crede proprio nella Calabria, nelle sue radici. Mi faccia più o meno, mi dica qualcosa di Mario Caligiuri, perché lei ha apprezzato molto la sua casa, per esempio, no? E già si vede l'uomo di cultura. Ah, ho visitato questa biblioteca, questa parte di casa. Sì, si capisce subito che c'è una grande attenzione a tutte quelle che sono le manifestazioni della cultura, dai libri all'arte contemporanea, che però sa dialogare con l'arte classica. Mi colpisce anche la passione con cui si organizzano questi dialoghi. Quello di quest'anno ritengo sia particolarmente importante, non a caso alcune presenze. Penso appunto a quella di Vittorio Sgarbi, hanno intuito, che il valore della bellezza è qualcosa che realmente può aiutare tutto il nostro paese. Mi è capitato, 2 anni fa di promuovere insieme a un'altra deputata questa volontà di mettere nella nostra Costituzione, proprio il valore della bellezza. Credo di essere il secondo firmatario di questa proposta di legge. La prima appunto è la senatrice e la deputata Pellegrino, proprio perché ritenevamo che la capacità di tutelare questa bellezza, di farla conoscere, di saperla apprezzare, di fare in modo che tutte le nuove generazioni capiscano che una parte del nostro patrimonio, che non deve essere a forza un patrimonio economico, è un patrimonio, come dire, di valori, di sensibilità, di è tutto quello che ci invidiano in tutto il mondo. Ora, se sappiamo lavorare nel tutelare e far conoscere questa bellezza, credo che sia una grandissima scommessa che il paese insieme può vincere. Il fatto che da Soveria si lanci questa sfida, il fatto che ci sia dietro questo lavoro una personalità che ha sempre creduto nella cultura, mi fa maggiormente piacere. Ministro, lei è una persona di grande spessore culturale. Noi vorremmo che lei lanciasse un messaggio ai tanti giovani calabresi che si avvicinassero di più alla cultura. Guardi, io sono una grande fiducia e un dialogo continuamente aperto tramite i social con le nuove generazioni. Io trovo che sono molto consapevoli di vivere in un paese pieno di un patrimonio straordinario. Ovviamente hanno l'incertezza di non capire se possono rimanere in questo paese, se possono trovare un lavoro dopo aver fatto 1.000 sforzi a studiare da parte loro e da parte delle famiglie. Forse il messaggio andrebbe rivolto alle classi dirigenti. Bisogna fare in modo di rimettere al centro del nostro dibattito politico e sociale il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è una ricchezza straordinaria del paese, ma bisogna tornare a occuparsi di Mezzogiorno. Lei è stato il ministro della cultura, abbiamo detto prima, lei ha amato la Calabria, continua ad amare la Calabria. La sua passione, il suo amore che ha messo per la Calabria, come
come regione meridionale, i suoi successori metteranno la stessa passione o verrà un po' accantonato come al solito la Calabria? Ma io credo che ormai c'è una sensibilità diffusa che questo deve essere un impegno che le classi politiche devono assumere. E, d'altra parte, come dire, viviamo ancora una parte di crisi economico-finanziaria che ci ha insegnato che non è pensabile di applicare al nostro paese dei modelli che ci hanno aggravato non solo la situazione economica ma anche la situazione sociale. La cultura invece è davvero quel senso di comunità che, se noi riusciamo a tenere insieme, può ridare fiducia e speranza. Il paese in questo momento ha bisogno soprattutto di molta fiducia, di molta speranza, ha bisogno di lavoro. Il Mezzogiorno ha bisogno davvero di un'iniezione di fiducia e del fatto che una famiglia che fa tanti sacrifici per un figlio, per farlo studiare, deve avere la certezza che questo ragazzo o questa ragazza possano rimanere in Calabria, in Puglia, in Sicilia e trovare un lavoro. Quindi una cultura dei diritti, una cultura del lavoro, ecco, tutto questo mi piace chiamarlo cultura, ma è lo sforzo della buona politica. Io ringrazio Ministro per aver accettato questa piccola intervista, grazie. È stato molto piacevole stare con lei come sempre. Grazie davvero, buonasera.